forte da tutti sul lavoro di Polistena, dove prima e seconda si stanno per affrontare. Un solo punto di differenza, comunque vada, sarà una grande partita. Con me anche stasera Salvatore Pinamalli. Ciao Giorgio, buonasera e buonasera a tutti i telespettatori di Piano TV. Hai detto che sarà una grande partita, io la definirei una partita ad alta quota. Assolutamente sì. Ricordiamo, Mirto, un punto di vantaggio sul Futsal Polistena. Scontro diretto già alla seconda giornata di ritorno. Comunque vada, questi gli scenari possibili. Sorpasso, fuga, o può rimanere tutto com'è con una partita in meno. Chi è la favorita secondo te, Salvatore? Sono due squadre che stanno lottando ai vertici della classifica. Secondo me, come abbiamo detto, anche se ti ricordi nel derby, questa partita non avrà una favorita. Secondo me porterà a casa il risultato chi ci crederà di più. Il Polistena reduce anche dalla non disastrosa ma perlomeno bruciante sconfitta nelle Final Four. Final Four al quale è arrivata con più di qualche problema di condizione fisica, infatti abbiamo visto la partita, Salvatore, le gambe sembravano non esserci. Sì, non è una partita da Futsal Polistena, per così dire, ma secondo me quella partita può avere anche un risvolto positivo, perché comunque i ragazzi di Mister Molluso vorranno fare bella figura e riprendersi dallo stop avuto proprio in Coppa. Andiamo velocemente con le formazioni. Il Futsal Polistena schiererà Pasqualino Galatà col numero 23, col numero 12 Matteo Calabrese, col numero 8 Gianluca Scopelliti, col numero 4 Dilermando Gomez, col numero 5 Angelo Creaco. A disposizione dell'allenatore Giuseppe Molluso ci sarà Decario Simone col numero 11, Diego Praticò col numero 53, Wellington Ribeiro col numero 9, Fabio Celestini col numero 14, De Marzo Matteo col numero 4, Daniele Sinopoli col numero 94 e Gaetano Mazzu col numero 87. Risponde il Mirto con in porta col numero 81 Domenico Avena, col numero 3 Andrea Biasi, col numero 5 Marco Lucio Pace, col numero 7 Leonardo Schiavelli e col numero 21 Antonio Savoia. A disposizione del mister Domenico Federico rimangono Francesco Cucelli col numero 1, Paolo Savoia col numero 6, Antonio Maria Berardi col numero 10, Alfonso De Vicenti col numero 12, Thomas Murrone col numero 17, Giovanni Corallino col numero 19, Fabiano Berardi col 23 e Antonio Savoia col 21. Attenzione, si parte subito. Gomes, il servizio per Angelo Creaco che prova a girarsi e la mette dentro. La rete. Neanche un minuto. E il Futsal Polistena mette già la testa avanti. Giorgio, schema ampiamente studiato, direi. Bastava vedere già Gomes come era partito. Si vedeva, non volesse calciare in porta. E in effetti ha trovato Creaco appostato. Un dribbling al volo e poi la palla dentro. Attenzione, il Mirto si ribalta in avanti. Attenzione, il servizio per Paci. Che cosa ha fatto? Un euro gol. Questo è un euro gol. Davvero, sì. Un tiro potentissimo all'angolino dove non credo Galatà non ci poteva arrivare. Il servizio per Calabrese fuori. La rete. E Calabrese. Torna avanti il Polistena. Al sesto minuto Calabrese. Giorgio, permettimi di dire, se dopo sei minuti abbiamo visto già una partita così, non oso immaginare il proseguo della partita stessa. Wellington non riesce a girarsi e poi la rete di Celestini di punta. La rete di Celestini beffa ma Avena. Che grandissimo lavoro di Wellington, è riuscito a mantenere palla tra i due difensori del Mirto ed è riuscito anche a servire toccando il pallone con quel poco che basta proprio per Celestini. Di gara il servizio per Praticò che tira e in qualche modo Avena con il piede di richiamo. Grandissimo riflesso del portiere del Mirto. Eh sì, attenzione, ora Wellington sulla sinistra per Creaco, il servizio ancora per brutto fallo. E questo è un brutto fallo chiuso nella morsa di due avversari. Sei allibito, Salvatore? Direi, vedendo come è andata l'azione, vedendo che comunque
l'arbitro ha fischiato falli molto meno evidenti di questo. Ora riparte De Vincenti, fermato da Creaco in maniera rude ma corretta. Attenzione. Il servizio di Creaco e Celestini, il pallone di ritorno troppo lungo. De Vincenti che colpisce Gomez da terra. Ora la discussione tra Avena e Gomez. In qualche modo Savoia, il servizio per De Vincenti che la mette dentro. Quindi 3-2 al 27esimo. Giorgio, ecco cosa non deve succedere. Non devono pensare ai fatti extra campo, extra calcistici, devono rimanere concentrati sulla partita. A sfondare il servizio per Gomez, l'uscita di Avena, bellissimo il servizio. Che idea che è stata questa. E anche Gomez è riuscito comunque ad indirizzare bene, Avena ci mette più che qualcosa di suo. Chiavelli lascia sul posto Calabrese e poi Creaco anticipa in qualche modo Savoia, il pallone rimane lì e Biasi porta sul 3-3 il Mirto al quarto del secondo tempo. Ora Giorgio, mi aspetto una risposta da parte dei giocatori del futsal. Comunque questo è stato anche un gol abbastanza fortunoso, il pallone è rimasto lì. Però adesso bisogna che ci sia una vera e propria reazione. Generosissimo il recupero di Angelo Creaco, ma non è bastato. Di frustrazione. Biasi salva Calabrese sulla linea. A Galatà battuto il tiro di pace destinato alla rete per Calabrese. Attenzione. Serie di dribbling. Palo clamoroso. Palo clamoroso. Che azione. Che azione, sembrava Alberto Tomba dei tempi migliori. Ora è proprio Calabrese a non far conquistare palla a pace di Savoia. Ancora lui, Gomez al centro per Sarete! Che azione, che azione. E lì Gomez batte sul petto, il gol all'80% è suo. Però Giorgio, permettimi di dare merito anche a Wellington. È stato lui a fare il passaggio a Gomez e Gomez è stato intelligentissimo comunque a vedere un passaggio che comunque gli altri non credo fossero in grado di vedere. L'avversario comunque macinare il gioco. Attenzione. Capelliti. E purtroppo c'è la papera di Galatà sul tiro di Antonio Berardi dopo neanche un minuto. Si torna in parità 4-4. Una fitta rete di passaggi, l'imbucata di Scopelliti, il palo. Attenzione. Colpito da Scopelliti e poi per poco Schiavelli non becca il jolly. Scopelliti potrebbe essere il l'ultima servizio azione. Per Wellington. Attenzione. Fallaccioli, poi prova Pace, pallone okay. Rimesso in gioco da Calabrese, ancora Gomez. E il direttore qui. Di gara chiudono qui l'incontro. Sull'ultima azione un bruttissimo fallo su Wellington. Lì poteva cambiare tutto. Sì. Direzione di gara che scontenta tutte e due le parti. Molto mediocre, al di là del risultato finale di 4-4. Ora i giocatori del futsal Podilistana che protestano, ma possiamo dire inutilmente ormai, come disse Giulio Cesare, il dado è tratto. L'unica cosa che possiamo dire è che l'arbitraggio è stato molto molto discutibile. Sì, di solito si dice che quando gli arbitri scontentano tutti e due hanno arbitrato bene, in questo caso scontentano tutti. Attenzione, vanno via senza neanche fare il terzo tempo. E questo è un gesto bruttissimo, sì. Che va, c'è anche il commissario di campo, andrebbe segnalato alla Lega. Vanno via senza fare il terzo tempo. Gesto bruttissimo da parte dei direttori di gara. Credo che la Lega debba prendere provvedimenti.
Continuano le discussioni ora tra i dirigenti delle due squadre, cosa per carità che ci sta, però il gesto degli arbitri credo che sia stato quello più brutto visto in campo in questa giornata. Sì, Giorgio, anche perché arrivati a questo punto non dovrebbero calmare e non esasperare gli arbitri. Non c'è motivo per non fare il terzo tempo. Comunque la situazione sembra essere rientrata. Ora il terzo tempo. Siamo qui comunque a commentare la partita. Noi Salvatore, diciamo chiaramente che il Futsal Polistena ha costruito e contemporaneamente ha distrutto una partita che ha dimostrato di, non dico dominare, ma comunque era nettamente alla sua portata. Sì, Giorgio, era una partita molto importante per il Futsal Polistena e anche per il Mirto, ma come abbiamo detto il pareggio per il Mirto secondo me è un punto guadagnato, una tappa in meno che porterà, che potrebbe portare al titolo. Assolutamente, come dicevamo prima, negli scenari possibili i due risultati utili per il Mirto, uno solo per il Polistena era la vittoria, ci ha provato fino alla fine. E il quinto di movimento ne è la dimostrazione, come mister Molluso fino alla fine ha provato a vincere la partita. Sì, mister Molluso ha voluto provare il tutto per portare a casa il risultato. Sapeva benissimo anche lui che l'unico risultato che contava stasera era la vittoria. E tornare in vetta alla classifica avrebbe dato molto morale ai ragazzi. Assolutamente sì. Ora, come dicevamo, una tappa in meno, il Mirto rimane primo in classifica, il Futsal Polistena rimane secondo in classifica. Comunque, per il momento il campo ha parlato così, 4-4. No, riassumiamo velocemente l'andamento della partita, Salvatore. Dopo neanche un minuto dal fischio d'inizio, Angelo Creaco porta in vantaggio il Futsal Polistena, il pareggio di Paci al quinto del primo tempo, poi Calabrese e Celestini fissano sul 3-1 il risultato e allo scadere del primo tempo De Vincenti accorcia le distanze. All'inizio del secondo tempo, poi al quarto minuto Biase porta in parità le due squadre. Scopelliti al 12° rimette il Futsal avanti, ma subito dopo Berardi rifissa il risultato in parità per un 4-4 che scontenta alla fine il Futsal Polistena, ma proietta il Birto con una tappa in meno verso il traguardo finale che è la vittoria del campionato. Sì, come hai detto, questo risultato accontenta di più il Mirto, che si trova con una partita in meno sempre in vetta alla classifica e che quindi è ancora la favorita, diciamo, fino a questo momento. Comunque il Futsal Polistena che ha costruito e distrutto la sua gara, lo stiamo ripetendo perché comunque ha giocato in maniera incisiva, in maniera eccellente, sì, e con molta personalità. Andiamo a sentire magari i protagonisti in campo.